Bella ragazzi, buongiorno, siamo di nuovo qua su Lords Mobile. Oggi saremo un po' meno su Lords Mobile perché vi volevo dire due belle cose. Intanto, appunto, oggi è il 1° luglio, ieri ho celebrato appunto il mio matrimonio, come alcuni di voi sono stati invitati ufficialmente. C'è stato un gruppo appunto di Lords Mobile che ha fatto il mio matrimonio, ci siamo divertiti veramente tanto. Adesso c'è tutta una serie di fotografie che il mio fotografo sicuramente sta preparando. Intanto vi metto comunque del materiale, qualcosina, giusto, sono riuscito a prendermelo, foto scattate dal cellulare e quant'altro, e un piccolo video di quello che è il mio matrimonio. Intanto vi dico due cose. La prima legata al gioco, ragazzi, come potete vedere siamo nel 246, non so, sono 4 giorni che siamo anche noi presenti a fare questa uovo. C'è una cosa veramente interminabile, veramente 4 giorni di uovo, ragazzi, cioè potete vedere che cosa siamo, vedete che ci siamo gli RG, ci stiamo veramente divertendo tanto, cioè anzi loro, i ragazzi, si stanno divertendo tanto, io un po' meno perché comunque sono stato preso appunto per il mio matrimonio, e quindi è chiaro che, anzi vi faccio vedere il mio bellissimo castello, ragazzi, scudato, come potete vedere, tutto lampeggiante, scudato, ho messo uno scudo da 3 giorni proprio perché sono preso. Allora, vi racconto un po' cioè vi dico un po' che cosa. Vabbè, mi sto impappinando perché sono fuso. Intanto vi voglio dire che questa mattina sono andato diciamo, a dormire più o meno alle 5 e mezzo, mi sono svegliato alle 7 e mezza, ho dovuto accompagnare Ezio alla stazione, ho dovuto accompagnare War alla stazione, ho dovuto compilare tutto quello che è il bordereau per quanto riguarda la SIAE. Sto preparando i bagagli perché questa sera parto, quindi la puntata di oggi appunto è per dirvi che andrò in viaggio di nozze, quindi dal 2 al 15 sarò in viaggio di nozze, quindi andrò in Spagna e quindi ragazzi non potrò fare i video. Quindi non appena tornerò cercherò di, sperando che il fotografo, ma non credo che abbia già tutto il materiale pronto, di inserire tutte le foto dell'Ors Mobile e fare uno speciale ringraziamento. Intanto voglio dire che ragazzi siete tutti fantastici, almeno quelli di Ors Mobile che conosco, i messaggi si sono accodati così tanti che di auguri e quant'altro, sicuramente me ne sono persi un casino, quindi voglio fare un augurio a tutti quanti quelli che mi hanno fatto gli auguri, voglio ringraziare sicuramente tutti ragazzi. Ragazzi siete veramente fantastici, un saluto particolare a War che è venuto da Napoli, ragazzi è stato veramente fantastico, è venuto, si è fatto 13 ore di treno, ragazzi, impensabile, un saluto particolare al mio brodello che è venuto da Venezia. Un saluto particolare a Giudeler, a Fiolilla, a Piazza, ragazzi, che mi ha fatto una bellissima sorpresa. Hanno preparato con la mia grafica un bellissimo cartellone dove poi sono state prese tutte le firme del gruppo. Un saluto a Bibicio che sta in PC. Voglio salutare anche Diego, se che purtroppo non è potuto venire, però voglio salutarlo lo stesso. Cittadella, voglio salutare anche lui che non è potuto venire. Voglio salutare anche Piazza, l'ho già salutato, sì, Piazza tra l'altro domani mi fa un grandissimo favore, mi tiene la macchina a Bergamo, quindi voglio assolutamente ringraziarlo. E voglio salutare anche Regina Luna e ringraziare Regina Luna che mi ha girato queste foto, queste immagini che io adesso vi posterò. Scusate se è poco inerente sull'Ors Mobile, però diciamo, voglio fare il regalo a tutte queste persone che comunque mi hanno fatto gli auguri, mi hanno supportato in 2 anni, mi sopportano. Ragazzi, sono veramente contento, anche se sono veramente stanchissimo, probabilmente si vede anche dalla faccia. Adesso, beh, mi sono sbarbato durante la mia cerimonia, mi sono lasciato un po' di barba, ho provato un po' a cambiare. Il saluto più grande, ragazzi, alla mia sposa Nata Rey, che è veramente una principessa, veramente bellissima, ragazzi. Ragazzi, grazie di tutto, siete fantastici. Angels, you're nothing but